Ciao amici e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parlerò di e-commerce ed in particolare di come aprire un e-commerce senza aprire anche una partita IVA. Ma prima di farlo voglio raccontarvi un piccolo aneddoto di cui ho parlato poco o quasi nulla all'interno di questo canale. Prima di sentire l'aneddoto e di capire come aprire un e-commerce senza partita IVA, però sigla! Ecco, l'aneddoto di cui vi voglio parlare risale a un anno e mezzo fa. Mi ero appena laureato e avevo letteralmente voglia di spaccare il mondo in due. Volevo cominciare a lavorare, volevo cominciare a fare business e occuparmi di marketing. Certo, ancora ne sapevo molto di meno perché non avevo ancora cominciato il master, non mi ero veramente approcciato al marketing in maniera seria studiandolo, ma comunque avevo voglia di fare qualcosa. E quindi ho fatto due cose. La prima, ho aperto il canale YouTube che oggi state vedendo e la seconda, ho lanciato un e-commerce. Ecco, lanciare un e-commerce forse è un po' troppo rispetto a quello che ho fatto. Ho tra l'altro recuperato da casa mia a Catania il primo prodotto che ho lanciato, che è questo paio di calzini con un astronauta disegnato. Ovviamente non ne ho venduto neanche un paio, anzi ne ho un bel po' a casa per chi li volesse. I motivi per il quale volevo lanciare un e-commerce erano essenzialmente due. Il primo è se ci riuscivo a farmi qualche soldino, per carità non è che desiderassi diventare ricco, ma comunque volevo arrotondare un po', considerando anche che ero da poco laureato. E il secondo motivo, forse il più importante, era quello di voler imparare tutto ciò che ruotasse attorno al digital marketing. Volevo capire come si facevano le analisi di mercato, le sponsorizzazioni, come fare influencer marketing, come utilizzare Google Analytics, insomma tutte quelle cose che oggi comunque un pochettino mastico, ma che all'epoca non avevo idea di che cosa volessero dire, di cosa erano effettivamente. Ecco, per cimentarmi in queste cose, fare un po' di soldi e imparare il marketing soprattutto, mi sono scontrato da subito con due grossi problemi. Il primo, aprire una partita IVA, che specialmente se vuoi fare il commerciante, specialmente se sei uno studente, un neolaureato, è una cosa economicamente abbastanza impegnativa. E la seconda era la logistica del prodotto. Infatti, proprio per farmi recapitare quei calzini che avete visto prima, ho dovuto cercare il prodotto in Cina, ho dovuto aspettare un mese e mezzo affinché mi arrivasse, ho dovuto spendere un po' di soldi per comprare un piccolo stock da tenere a casa e soprattutto ho dovuto, per esempio, pagare la dogana, cosa che non mi aspettavo che sarebbe successo. Ho dovuto mandare email con la dogana per capire quale prezzo mi devono applicare, quale prezzo non mi devono applicare, aspettare i tempi di sdoganamento e così via. Ecco, quando sono stato contattato dall'azienda con cui sto facendo in collaborazione questo video, ovvero Letsell, ero molto contento di realizzare un contenuto proprio su questa piattaforma. Questo perché Letsell permette di creare un e-commerce svincolandoti dai due problemi di cui ho proprio parlato prima, ovvero l'apertura di una partita IVA, quindi per chi all'inizio è possibile aprire un e-commerce senza partita IVA ma con ritenuto d'acconto, e in secondo luogo la logistica, nel senso che quando il cliente acquisterà una cosa dal tuo e-commerce, per esempio un casco da moto, Letsell spedisce il casco da moto direttamente all'indirizzo del tuo cliente. E tu guadagnerai la differenza tra il prezzo di vendita e il costo del prodotto, diciamo all'ingrosso, senza che però hai bisogno di fare magazzino, di comprare il prodotto preventivamente e tutto ciò che ha a che fare con sdoganamento, spedizioni e così via. I prodotti che si possono vendere su Letsell fanno parte di un catalogo e questo catalogo è tutto quanto appunto gestito dall'azienda e diviso in diverse categorie. Queste categorie spaziano dalla moda, dall'abbigliamento, prodotti per le moto, la cucina, prodotti per la casa, prodotti per i bambini, tecnologia e così via. Bene. Qual è quindi il punto di forza di Letsell, secondo me? Secondo me il punto di forza è che svincolandoti da questi due problemi permettono di potersi approcciare, di poter imparare tutto ciò che ruota attorno al marketing, che poi nel nostro caso, se guardi questo canale, probabilmente anche nel tuo è la tua passione, è quello che dovrebbe essere il tuo pane quotidiano. Bene, ma quali sono le competenze, gli strumenti, i tool che puoi imparare ad utilizzare aprendo un e-commerce con Letsell? Allora, intanto l'uso di
Google Analytics, nel senso che è possibile collegare Google Analytics al tuo e-commerce e monitorare il numero di utenti che si collegano al tuo e-commerce, la provenienza degli utenti, il tasso di bounce rate, il tempo medio di permanenza e tutti quegli indicatori e quei KPI che è importante conoscere non solo nel mondo dell'e-commerce ma nel marketing online in generale. In secondo luogo, sempre lato marketing, Let's Sell dà la possibilità di utilizzare dei coupon e di nominare questi coupon e decidere la percentuale di sconto attribuita ad ognuno. Questo secondo me può tornare particolarmente utile, per esempio, se noi vogliamo entrare in contatto con una pagina Facebook, Instagram, con un influencer e assegnargli un coupon, diciamo, a lui dedicato, per esempio il coupon Vittorio20, che ti dà il 20% di sconto. Questo strumento ti permette di cominciare a contattare pagine, influencer, fare influencer marketing e apprendere appunto nuove competenze, tutte spendibili anche nella propria carriera professionale. Poi un'altra cosa importante è che viene data la possibilità attraverso la piattaforma di spedire delle newsletter ai propri iscritti, anche permettendo un minimo di targetizzazione, quindi per esempio decidere di inviarla a chi non ha mai effettuato un acquisto, a chi ha effettuato un acquisto, a chi ha effettuato un acquisto ma non nell'ultimo mese e così via. E la newsletter permette di acquisire tutte quelle competenze di copywriting e in generale di scrittura persuasiva legata alla vendita. Tra l'altro, i prodotti messi a disposizione da Let's Sell, quindi i prodotti che fanno parte del loro catalogo, sono tutti prodotti di marca. Nel mondo del caffè, quindi per esempio c'è Borbone o Lavazza, ma in generale anche marche legate al mondo degli elettrodomestici come Samsung, marche legate al mondo della moda e così via. Il fatto che siano presenti tante categorie permette o di creare un e-commerce con tutte queste categorie, oppure magari di sceglierne una o due e verticalizzarsi su una determinata nicchia. Se per esempio io ne so a pacchi del mondo degli animali, posso fare un e-commerce verticalizzato su prodotti per animali. Se io invece sono un esperto di caffè, magari ho già un personal brand legato al mondo del caffè, posso monetizzare la mia community facendo un e-commerce solamente con la categoria alimentare grazie alla presenza di prodotti legati al caffè, quindi Borbone, Lavazza e così via. Inoltre, sempre lato marketing, non detto che noi dobbiamo decidere di promuovere l'e-commerce diciamo solamente con gli strumenti citati precedentemente, ma un'altra cosa che potremmo fare, se è nelle nostre corde, è per esempio costruire una community legata ad una macro categoria, quindi per esempio se sono una mamma, una community sui bambini, e poi successivamente monetizzare questa community aprendo un e-commerce vendendo i prodotti della categoria bambini, quindi giocattoli, pupazzi e così via. Il costo è di 9,90€ per il piano in abbonamento mensile Basic, dove avete la possibilità di ricevere un massimo di 30 ordini al mese, mentre di 19,90€ per il piano in abbonamento mensile Pro, dove avete la possibilità di ricevere ordini illimitati, di utilizzare un dominio di secondo livello e altri vantaggi che vi invito ad andare a guardare nel sito, dove è riportato tutto in maniera dettagliata. Inoltre, ovviamente, c'è la possibilità di provarlo anche solamente per un mese. Se andate a sottoscrivere un piano in abbonamento annuale, in proporzione pagherete di meno, ma soprattutto Let's Sell dà la possibilità di fare 7 giorni di prova gratuita. E io vi lascerò un link qui sotto in descrizione, anche nel primo commento, proprio per provare Let's Sell gratuitamente per una settimana. Bene, noi come sempre ci vediamo alla prossima e ciao!